Ragazzi, buongiorno. Ieri alla fine ci siamo fermati tutto il giorno qui. Abbiamo visto passare veramente un sacco di camper. D'altronde c'è un sacco di gente per questa stagione della pesca. Sono passati mezzi di tutti i tipi. Sarei curioso di vedere un po' più da vicino questa modalità di pesca che si chiama deep netting, che è particolarmente utilizzata in questo fiume. Non in tutti si può fare e soprattutto lo possono fare solo gli abitanti dell'Alaska. E mentre arrivano i nuovi utilizzatori di questo posto, noi lo lasciamo, lasciamo il posto ad altri. Qua dietro c'è un super camper su base camion. Ragazzi, super camper. Questo è veramente grosso. È enorme, bellissimo, fatto decisamente bene per gli standard statunitensi. È un Freightliner, pesa 25 tonnellate, è veramente grosso. Ah, questa parte della fiancata che si può tirare fuori, qui probabilmente c'è la camera da letto, qua ci sarà tipo la cucina, il sofà e tutto. Se pensate che non sia sufficiente la dimensione, dovete sapere che qua ci ha già predisposto la possibilità di trainare la macchina. In questo momento non c'è, credo che non la stia utilizzando. Arriva dalla Florida, quindi si è fatto un bel viaggio. Da questo lato posso salire anche un po' più in alto ed è percepibile la possibilità di aprire tutta la fiancata, trasformarla quindi in un appartamento bilocale. Ma forse non ci si rende conto di quanto è grande. Adesso vi faccio vedere con Simone a fianco. Valentina è una formica. Cioè, guardate, non ci sta nell'inquadratura. Scaldiamo un po' il motore, non l'ho preriscaldato. Fa abbastanza fresco, qua siamo intorno ai 10 gradi. Accenderò anche l'antifumo. E a questo punto salutiamo il parcheggio del Fred Meyers, non del Walmart oggi. Stanno già riarrivando nuovi mezzi. Salutiamo anche il camion gigante. Un'altra roulotte sta arrivando. Incredibile. Vogliamo provare a fare una strada costiera qui sul fiordo ed andare molto vicino al fiume dove si pescano i salmoni. Questo è il Kenai River. Time is moving fast. I am moving slow. All the days that passed. Noi prendiamo la Kazilov Beach Road. Special use area. Stradina nel bosco. Due delle quattro macchine che avevamo dietro erano proprio di qua. Qua c'è lo smercio del firewood perché qua facciamo tutti i campo durante la stagione della pesca. Qua siamo arrivati dove il fiume Kazilov entra nel fiordo. Bello quello. Ragazzi, siamo subito messi in contatto con Uli, questo signore che arriva dalla Germania, che è il proprietario di questo Unimog che sta qua di fronte. Voi sapete che io li amo gli Unimog perché ce l'abbiamo avuto ed è stato un po' il via di tutta questa nostra vita. E adesso Uli ce lo farà vedere. Guardatelo qua, che bello. È bellissimo. E la premessa è che l'ha costruito tutto lui da solo. Quindi adesso ci spiega un po' come ha fatto. This is your blog? Yes. Unimog Race. Yeah, Unimog Race, Unimog Travel. You started in April this year. Yes. In Halifax. Yes. And what's your plan? We go to the Panamericana complete. And maybe we ship from Argentina to South Africa and come back over Africa at home to Europe. L'inizio quindi di un bel viaggio che sicuramente sarà incredibile.
La cosa particolare di questo Unimog è il passo, che è 3007. Il passo più grande che si può trovare di Unimog di questa tipologia è 3,8 m, ma sono rarissimi. Già il 3,7 m non è proprio così comune. E diciamo che per il mio pensiero è la misura di passo ideale volendo allestire un veicolo come questo, che prevede, come in questo caso, la possibilità massima di allestire una cellula da 4,3 m. Viceversa, poi si rientrerebbe in tutti quei problemi di sbilanciamento del peso, di sbalzo posteriore e via discorrendo. Quindi questa, diciamo, che è la misura massima che si può ottenere di fatto su un Unimog. Cosa molto importante è che l'Unimog è un camion da telaio abbastanza pesante e ha una portata limitata. Il camion porta 7,5 tonnellate. Quindi il signore, quando ha costruito questo veicolo, ha dovuto prestare moltissima attenzione al peso per non sovraccaricare il camion. I pannelli sono in poliuretano, sono spessi 50 mm, la fibra esterna è spessa 2 mm, così come quella interna. Non ha utilizzato gli spessori molto elevati per non sovraccaricare troppo. Comunque parliamo di un isolamento molto importante, considerate che mediamente un camper normale ha circa 30 mm. Questo è un serbatoio secondario. Questo è il serbatoio delle acque grigie, che, essendo posizionato all'esterno, è riscaldato con i tubi del Webasto. Praticamente il signore può riscaldarlo utilizzando il motore con uno scambiatore di calore, oppure, quando accende il riscaldamento all'interno, con la caldaia Webasto, che è simile a quella che abbiamo noi. In realtà quindi si evita il congelamento attraverso questo sistema. Qua dietro ci sono le biciclette, le piastre da sabbia e la scala. Mi piace il posizionamento della scala perché è veramente comoda. E questa è una scala identica a quello che ho io. Magari coglieremo l'idea che qua in qualche modo. Cosa molto interessante, ed è la prima volta che lo sento, è che questi profilati, che normalmente vengono incollati all'esterno per tenere insieme i pannelli che compongono la scatola vera e propria, in realtà sono stati la prima cosa che il signore ha costruito. Cioè ha costruito tutto il telaio d'alluminio, dopodiché ha incollato i pannelli dall'interno. È stato un lavoro abbastanza difficile, lo posso immaginare, soprattutto per quanto riguarda la fase di incollaggio, perché poi questi pannelli sono incollati a questo telaio, perché doveva essere in grado di spingerli e far uscire tutta la colla e incollarli bene. La premessa è che Uli si occupava, prima di costruire questo veicolo, di allestimento di veicoli speciali. Non l'ha fatto nella sua azienda, ma l'ha fatto in casa, però insomma sapeva un po' come fare certe cose. So the two tanks are 90 liter each. Each. Okay. Yes. The tanks sitting here inside in the inner cabin that I need no extra heating system. It's inside the cabin, yes? Il sistema di carico è abbastanza simile a quello che abbiamo su Valentino. L'ingresso di due serbatoi separati, che naturalmente possono essere uniti insieme oppure possono essere separati qualora ci fosse un problema di inquinamento dell'acqua caricata in uno dei due. La capacità di acqua non è tantissima, un totale di 180 litri, sempre per le questioni di peso. Qua ci sono i filtri che vengono utilizzati prima di caricare l'acqua all'interno dei serbatoi e sono dei Katadin ceramici 2 e 2 ai carboni attivi. Qui abbiamo una doccia esterna e questa, interessante, è simile a quella che abbiamo noi, è una pompa della Marco che serve per caricare l'acqua quando la sorgente non ha pressione. Potrebbe essere tipo un fiume o un pozzo, quindi questa è una cosa molto interessante che abbiamo anche noi. L'acqua della doccia è già preregolata all'interno, c'è un termostato all'interno, quindi è calda, diciamo. La cosa interessante è notare la pulizia della costruzione, bellissima, con tutto questo pannello d'alluminio. Lo sportello, che è dell'Outbound, praticamente la stessa marca della nostra porta, e così come le finestre, quelle magari le vediamo già un po' più dall'interno. Wow! Here, it's handmade by myself. The panels inside, it's everything. Ragazzi, il signore l'ha completamente abbellito, l'ha reso meno grezzo di quello che è in origine. Pensate che mi diceva che ha fatto anche lui tutta la parte di pelle, la ricopertura di pelle, veramente magnifico, un lavoro spettacolare. Noto la parte di insonorizzazione, anche di isolamento, perché essendo che in origine è pura lamiera e tutto il caldo e il rumore entra dentro, questi pannelli fanno anche da antivibrante, quindi hanno molteplici funzioni. Il camion ha 218.000 km. Il motore del camion è
6 cilindri, 6.000 di cilindrata e ha 170 cavalli. Questa è la versione con l'intercooler. Non è di origine militare. Questo camion veniva utilizzato in una comunità urbana per fare dei lavori, non era un camion militare. Bellissimo anche tutta la parte del tetto, veramente. Qua dietro c'è anche un impianto audio di tutto rispetto e c'è anche la porta d'ingresso per accedere alla parte posteriore. Un lavoro di finitura veramente spettacolare, fatto veramente molto bene. Mi piace molto questo materiale perché non attira polvere e è facilmente pulibile. La scritta Unimog in acciaio inox è tantissima roba. Il tettuccio apribile standard, questo è in origine. Il nostro non ce l'aveva perché aveva l'accesso militare. Sono stati cambiati i sedili. Questi sono sedili ammortizzati, quello a molle qui, e questo qui invece ammortizzato ad aria, né più né meno che come il nostro. L'Unimog ha un cambio a 8 marce, ragazzi. E praticamente la cosa molto bella dell'Unimog è che c'è la retromarcia che si imposta e di conseguenza hai 8 marce anche in retro. Ma sull'Unimog destinati al viaggio era abbastanza comune fare una modifica, ovvero il montaggio dello splitter. In questo momento quindi l'Unimog ha raddoppiato le sue marce, ne ha quindi 16. Quindi questo Unimog, che ha una trasmissione identica a quella che avevamo noi, che aveva una velocità massima di 100 km all'ora, in realtà adesso può arrivare a circa 120. Cosa particolare che hanno chiaramente tutti gli Unimog poi sono il blocco dei due differenziali, anteriore e posteriore. Il freno a mano. E qui ragazzi c'è il freno motore standard. Lui ha fatto una protezione in policarbonato anziché una rete. È una soluzione comoda. Qui davanti ci sono due box dove sono riposte attrezzature di recovery, le catene da neve e alcune cinghie, insomma, che possono essere utilizzate magari per il traino, cose del genere. Parlando del problema peso, molti si potrebbero stupire del motivo per cui alcuni oggetti vengono messi qua davanti. Dato che le catene, ad esempio, sono molto pesanti, serve per spostare il più possibile il peso in avanti. Questo perché la cosa ottimale è avere una distribuzione 50 e 50 del peso totale del veicolo. Che su questa tipologia di mezzi non è assolutamente una cosa scontata. Bisogna progettarli bene, quindi bisogna anche disporre poi tutto il peso interno dell'allestimento nel modo corretto. Per questo motivo, ad esempio, ci sono quelle casse là davanti, perché sull'Unimog portare tutto il peso in avanti non è una cosa proprio così banale. Qui sono state messe delle antiscivole in modo tale che quando ti devi arrampicare sul tetto non fai un volo. Il cofano dell'Unimog è in fibra di vetro, è pesantissimo, ragazzi. Qua sopra abbiamo un portapacchi tutto d'alluminio, sopra ci sono una cassa e la ruota di scorta. Il motivo è sempre per portare il peso più avanti possibile. Non è una soluzione che mi piace tantissimo, perché comunque devi andare sul tetto per tirare giù la ruota. Mi diceva che per salire sul tetto, per maggiore sicurezza, non utilizza più il metodo di camminare sul cofano, ma ha costruito una scala che può posizionare qui su questi blocchi e quindi può salire. Dopodiché c'è quell'argano che si muove a manovella e si tira giù anche la ruota di scorta. Le gomme sono Michelin XZL 365/80 R20, stessa misura del cerchio di Valentino, però la gomma è un po' più piccola. Sono gomme un po' più piccole perché il peso che deve portare questo camion non è lo stesso di quello che abbiamo su Valentino, ad esempio, però il disegno della gomma è assolutamente lo stesso. Questo è un Unimog 1003L, quindi ha la trasmissione che prevede un attacco della ruota con 6 fori. Gli Unimog più pesanti hanno 8 o 10 fori, a seconda della tipologia di trasmissione. Questo è l'Unimog che viene definito leggero, per quanto poi non sia poi così leggero. La cosa fondamentale di tutti gli Unimog sono gli assi portali. Gli assi portali di questa tipologia di Unimog leggeri sono sempre stata la spada di Damocle per i viaggiatori, perché prevedono tantissima manutenzione. Però vedo già che Uli ha fatto una modifica. Sarebbe questo serbatoio che serve per recuperare i gas degli oli e far sì che l'olio non si esaurisca dentro l'asse portale. Questo perché dentro l'asse portale ci sono solo 300 grammi di olio, pochissimo.
non voglio fare un discorso molto nerd, però è una modifica fondamentale se vuoi percorrere dei chilometri con questo tipo di veicoli. La cosa che rende molto particolare l'Unimog è il sistema di sospensione a molle e l'ammortizzatore ad olio a gas. Come avevamo fatto noi sul nostro Unimog, Uli ha cambiato le molle, sono state modificate, sono state messe quelle degli Unimog più pesanti in modo tale che siano leggermente più rigide e si riesca a trasportare più peso. Perché questa cosa? Perché questi veicoli non nascono mai per essere utilizzati costantemente a pieno carico e quindi in origine sono sempre un po' fiacchelli di sospensioni, quindi tutti i viaggiatori tendono a regolare un po' questa parte. Il serbatoio principale, ci sono dei box dove possono essere messe tante cose e anche un gavone interno. Andiamo dentro, ragazzi, e guardiamo dentro questo veicolo. Buongiorno! Hello, buongiorno! Come stai? Grazie, bene, bene, grazie per questo tour. Thank you for inviting me in your house. Thank you very much. Grazie, grazie. Beh, la prima sensazione che ho stando qua dentro è molto più spazio di quello che ci si aspetta, perché effettivamente uno mi diceva che hanno cercato di ottimizzare il più possibile per avere un living space che risultasse ampio, perché anche loro hanno l'idea di viaggiare abbastanza lungo e quindi non vogliono vivere in un ambiente un po' claustrofobico. So I have not so much switches like you in your track. It's a little bit more compromised. Ragazzi, qua abbiamo un bel impianto, soprattutto la cosa che notiamo, non è cosa così comune, delle celle al litio della Winston che Uli ha comprato separate, ha costruito lui stesso il suo banco di batterie, posizionando il Battery Management System che lavora insieme a tutto il sistema della Victro. Qui vedo un multiplus da 3000 watt, l'impianto è a 12 volt. Il banco batterie è da circa 250 ampere. Vediamo i regolatori MPPT dei pannelli fotovoltaici. Abbiamo sul tetto un totale di 650 watt. E con un metodo molto intelligente, Uli ha cercato di essere ridondato il più possibile. Ci sono due regolatori solari e non uno solo, per far sì che se uno si rompe c'è l'altro che funziona. È un metodo sicuramente molto interessante per chi deve vivere on the road per lungo tempo. Tutto attorno alla parte dei mobili ci sono i termosifoni. Però su questo camper troviamo delle soluzioni veramente particolari, delle idee che Uli ha avuto. Anche questa è la prima volta che la sento ed è molto interessante. Praticamente qui abbiamo un doppio pavimento. Ci sono delle feritoie tra i due strati di pavimento che consentono all'aria di circolare da una parte all'altra in maniera naturale. Consente che l'aria calda vada a finire anche nelle parti che tenderebbero a raffreddarsi, come i gavoni. Certamente questa è una soluzione molto interessante per il comfort, ma anche per evitare eventuali congelamenti di liquido o delle cose che si vanno a riporre nei gavoni meno accessibili. Riguardo al pavimento, so già che vi starete facendo la domanda, perché io gliel'ho fatta, ma se ti va qualcosa sotto, come fai a recuperarlo, lo sporco e tutto? In realtà questa parte sopra si può rimuovere, quindi lui può rimuoverla per fare manutenzione, per fare pulizia, per fare quello che deve fare. Umok, special locks, it's very easy. Ragazzi, questo è veramente un sistema di chiusura veramente super semplice e sembra anche decisamente economico, se non che è stato fatto a macchina, quindi questo è un bel lavoro. Però è super strong, ragazzi, è de ferro, non si apre. Wow! Seems cheap and works yes. Really good. Yes. And also this solution here is the same, it's very easy. Our was in den Schubladen. Let's stick it here. Okay. And all fixed when I drive, yes? Ah, okay. So these are not locked normally. No, okay. No, you have I don't like the push locker with plastic and too much push locker or you have. Anche questo è un sistema particolare. La prima volta che lo vedo si impara sempre qualcosa. Uli ha preferito non montare sui cassetti chiusure simili a queste magari, o più classiche come push lock o altri metodi simili a quelli che abbiamo noi, ma abbiamo una barra d'alluminio che si posiziona prima della partenza in modo abbastanza rapido, come abbiamo visto, e in questo modo il cassetto insomma non si apre, impossibile. E this is storage. No, yeah, this is storage is for my guitar. Wow. Yes, and our long clothes. Nice, I love this.
Qui sotto ci sono i due serbatoi dell'acqua, quindi totale di 180 litri, come ho visto fuori. Questa è la termoregolazione del riscaldamento. L'aria, qui ci sono le aperture che consentono il ricircolo dell'aria calda dell'impianto di riscaldamento. Qui c'è un altro termosifone e dietro questo lui mi diceva che ha messo anche una ventola per velocizzare eventualmente il riscaldamento quando ce ne fosse bisogno. Qui abbiamo la libreria con tutte le guide di viaggio, naturalmente, e non solo. E poi c'è anche, insomma, un po' di impianto elettrico dove si possono ricaricare apparati USB o 12 volt con l'accendisigari. This is the scratch map. We have the same, but bigger. Yeah. Yeah. But yours is better than mine. Because mine have all the color behind are the same. So you wait to scratch and after is the same color. Nice. Anche loro stanno grattando il percorso che hanno fatto. Sono partiti da Halifax e pian piano stanno arrivando qua. When the truck was on the ship, we fly to Iceland and make some 5 days stop in Iceland. Nice stop. But we scratched only here from this journey the land. Qui abbiamo, ragazzi, la cucina, che è una particolarità. Loro hanno la possibilità sia di cucinare a induzione con questa piastra di cottura portatile, ma hanno anche il sistema più tradizionale a gas. Questo per via del fatto che non hanno una grandissima capacità di batterie, ma come dicevamo prima, si cerca anche un po' di sfruttare la ridondanza, che non è mai male, ovviamente. Two different system, redundancy. Yeah. Un po' tutto attorno al veicolo hanno posizionato prese accendisigari 12 volt USB. C'è qualche presa a 220 volt, però diciamo per ottimizzare anche i consumi, diciamo che cercano di alimentare tutto a 12 volt, perché l'inverter di suo ha un consumo latente, anche se lo tieni acceso e non lo stai usando, in realtà un pochino consuma sempre, quindi se tu riesci ad alimentare tutto a 12 volt direttamente alle batterie hai maggiore efficienza. Qui ci sono altri mobili per la cucina e queste sono le finestre outbound. Queste sono delle finestre della Outbound che sono prodotte in Olanda. Possono sembrare dall'esterno di plastica, ma sono di vetro, sono in doppio vetro, quindi c'è il vetro camera anche qua, come potete vedere, quindi sono isolate come le nostre dal punto di vista termico. Hanno un frame di fibra di vetro e Uli mi diceva che ha valutato queste finestre rispetto ad esempio a quelle che abbiamo noi per una questione di peso, perché pesano meno rispetto alle KCT. E effettivamente si vede, insomma, ci sono meno parti ed è risulta essere tutto anche come costruzione più leggera. Qui ci sono le zanzariere for black flies. The small one for black flies. Questa è la grana delle zanzariere più fine, sono pronti per i moschito più cattivi che troveranno certamente un po' come abbiamo fatto noi. Ci sono diverse finestre, queste qua dietro sono abbastanza grandi e come vedete, colgo l'occasione che Manuela sta lavorando per farvi vedere che c'è un sacco di spazio ed è confortevole. That is with normal plastic box. And this is for shoes and underwear, the long, it's easy. Abbiamo le cassettiere del guardaroba che sono fatte con le scatole di plastica standard europeo e queste invece che lui ha ricavato da dei toolbox, quelle che si usano per gli attrezzi, per la ferramenta. Bella questa scatola che è anche trasparente, quindi si vede anche dietro. Anche in questo caso la porta si chiude e qui ci sono i locker di suo invento. Altro storage, un sacco di storage. Complete full. Wow, un altro storage. Eh? And il big fridge. Il frigo. Yeah. È un frigo della Dometic, 145 litri, che ha anche un piccolo congelatore all'interno. Funziona a 12 volt, a compressore naturalmente. Qui abbiamo uno sportellino che si può alzare, diventa insomma un altro piano di lavoro quando non si deve uscire. Questa è una scala molto più semplice, che è quella che mi diceva può essere utilizzata per salire sopra la cabina di guida, ma è anche una scala che utilizzano quando magari parcheggiano in un posto dove non si sentono tanto insicuri e quindi prevedono che ci sia la possibilità di doversi andare via velocemente rispetto all'altra scala che è un po' più macchinosa. Qui sopra abbiamo la parte di controllo dell'impianto elettrico. Abbiamo un po' di switch con cui si possono separare la parte dell'impianto interno, il magnetotermico, questi sono della specie di fusibili riarmabili, chiamiamolo così. Questo è un pannello della Filippi, che è una marca che conosco perché è la stessa che noi utilizziamo come controlli e sonde per il livello delle acque.
Questo è lo stato di carica della batteria, il voltmetro. Questi sono i due termostati per riscaldamento. Funzionano sullo stesso impianto, quindi l'unica caldaia Webasto che c'è. Però questo qui è quello dove si può far partire e il Webasto parte e fa il suo lavoro e non si ferma mai. Questo invece è un vero e proprio termostato, insomma, per la regolazione della temperatura interna. Questo è il Victor Energy BMW, serve sostanzialmente per vedere lo stato di carica e scarica della batteria, né più né meno di quello che abbiamo noi. Qui ci sono degli interruttori per delle luci interne ed esterne. Sono queste luci veramente molto piccole, super robuste, de ferro, e ci sono anche all'esterno, più grandi, ma della stessa tipologia. Sono molto belle, molto piatte, guardate quanto è sottile, veramente minuscola. Le stesse luci le ha messe anche un po' in giro, anche dentro i mobili, e funzionano con questi switch, insomma, quando si chiude lo sportello si spegne la luce, molto comode, e consumano solamente 1 watt. Queste sono da 2 watt, quella dentro il mobile da 1 watt. Questo è il bagno, assolutamente non piccolo, it's not small, no. It's something like a shower. Qui c'è la doccia, grande, cioè è veramente bella grande. C'è anche la possibilità di stendere i panni, questo mi piace, questo stendino, lo vogliamo uguale anche noi. E lo spazio è veramente importante, insomma, una bella doccia ed è tutta sigillata in fibra di vetro la parte bassa, quindi non ci sono problemi di infiltrazioni. C'è il fondo che è lavabile, si può togliere la parte di pavimento in legno, quindi pulire, lavare se qualcosa si bagna in modo facile. E questo è il bagno, che è molto particolare. Il bagno è un sistema a separazione, sostanzialmente è un compost, e parzialmente l'ha costruito lui. You built it by yourself, l'ha costruito lui, non è niente di, diciamo, standard. Lui ha speso praticamente circa 70 euro per la parte di separazione sopra, poi ha costruito la cassetta dove... Ed è un sistema molto comodo perché non c'è tantissima acqua a disposizione, e quindi questi sistemi indubbiamente fanno risparmiare acqua a bordo. Generalmente quelli commerciali sono abbastanza grandi e non sono così comodi da installare sui camper. Adesso stanno uscendo dei prodotti sempre migliori, forse anche più orientati a questo mercato. E questa è la finestra da tetto enorme, bellissima, della KCT, quindi la stessa marca delle nostre finestre. Oltre ad essere super sigillata, ci sono 3 guarnizioni differenti, e anche priva di ponti termici, quindi è assolutamente un prodotto ottimo. È importante notare che è doppio vetro, cioè, quindi anche qua sopra abbiamo doppio vetro, quindi isolamento termico è perfetto. Kannst du es hier überall stehen lassen. Praticamente si può regolare l'apertura a qualsiasi angolo, quindi è veramente molto bella. E questo è il letto elettrico. E funziona con un sistema molto semplice, ci sono tipo quello delle tapparelle, e c'è un motorino che fa scorrere il letto su delle guide e va su e giù. Guardandolo in questo modo è abbastanza possibile pensare che comunque possa essere utilizzato anche se qualcuno sta lì sotto, magari non si riesce ad abbassare tanto, però si riescono a separare ed a utilizzare quasi tutti e due gli ambienti. Comunque io ho abbastanza spazio sulla testa, non è così basso questo veicolo, ne ho visti di più bassi, e quindi è molto interessante questa cosa. Enough of space here that also on days like this day with rain and everything's grow outside, gray outside, we sit inside and feel good. Ah, interessante la parte sotto del letto dove ci sono tutti i buchi per alleggerire ma anche per far passare l'aria. E ci sono queste molle che si chiamano frolli, che dicono essere molto molto comode. I mobili, per essere tenuti leggeri, sono costruiti con un frame di alluminio e i pannelli di legno sono semplicemente incollati o avvitati a questo frame in modo tale da tenere tutto al massimo più leggero. Very light. Balsaholz, you know it? Balsa. Balsaholz. This is very very light. L'attenzione al peso si capisce dai dettagli, perché questo legno che è stato utilizzato non è un compensato marino come il nostro, è un materiale ligneo simile alla balsa, quindi molto leggero. Difficilmente ci si può avvitare sopra, non ha un buon supporto, e quindi è tutto incollato, e per avvitare le cerniere è stata attaccata questa parte di alluminio dove effettivamente si può avvitare.
posso provare il peso con questo sportellino, è veramente molto leggero. Chiaramente this is quite expensive to buy, to build with this kind of material. Yes, it's very expensive. Yeah. And but I save around 230 kilograms in the interior. Yeah. Già che abbiamo aperto, possiamo vedere qua sotto che c'è il serbatoio. Qua possiamo vedere che anche il serbatoio è stato installato, rialzato, in modo tale che io qua posso mettere qua sotto, effettivamente passa dell'aria, c'è la possibilità che l'aria circoli qua sotto e quindi può circolare anche sotto al serbatoio. Dentro i pannelli delle pareti sono stati posizionati dei frame di alluminio che gli sono serviti per avvitare e per supportare ulteriormente le parti pesanti come il letto, quindi diciamo che da progetto era stato previsto dove andare a fissare sulla parete le parti che devono sostenere del peso, e quindi le pareti stesse sono state preparate prima, quindi quando è stato creato il sandwich all'interno sono stati posizionati in materiali di supporto, alluminio o ciò che serve. That is all fixed in aluminium here with 6 millimeters bolts, very strong. You use the standard wood only here? Yes, only these three parts, because I want to have more stiffness between the roof and the floor. Legno compensato di tipo più o meno standard, diciamo, è stato utilizzato solamente in queste tre parti. Questo anche a supporto per il tetto, perché sul tetto ci si può camminare e queste parti diventano anche supporto per il tetto stesso. L'altro supporto lo fornisce tutto il telaio di alluminio dei mobili. Cioè, lo spazio della cucina è veramente ampissimo e in effetti poi si estende fino là in fondo. Questa parte sporge fino qua in fondo perché all'esterno c'è il gavone, quindi questo diventa tutto spazio dove riporre delle cose. Why do you start to travel? Because life is too short that you don't travel. Yes, and you don't stay your whole life in the same place. Yes. So, and we like it also in the past, every time we go traveling, but only for 3 weeks or maximum 4 weeks, and we still on some places, Perito Moreno Glacier, for example, and we stay there and say, we have to come back with more time. Thank you very much for this opportunity to stay here together and see your house. It's really comfortable, really nice. Enjoy your life on the road for the next year. Mille grazie. See you on the road. Yes. Nel frattempo, mentre eravamo dentro, è arrivato qua un altro veicolo che è di amici di Uli, è un Booker, un veicolo che abbiamo già visto in viaggio, anche quello molto particolare, ma quella è un'altra storia. Bene, ma adesso è arrivato il momento di farci due passi qua, andare a vedere cosa si può vedere. Diciamo che a parte i viaggiatori che abbiamo incontrato qua, gli altri sono tutti abitanti dell'Alaska qua per pescare col deep net fishing. Cioè, ci sono dei campi, mi sembrano veramente a lungo termine. Proviamo a vedere se si riesce a camminare di qua, sulla sabbia. Ed eccolo qua, dove il fiume si butta nell'oceano e dove ci sono i pescatori con la deep net che tirano su pesci a tavoletta. Ragazzi, queste sono le reti che usano qui, le possono usare solo gli abitanti dell'Alaska, i residenti qui. Ogni anno in questa stagione i cittadini dell'Alaska possono approfittare di questo metodo di pesca. Si ragiona per capo famiglia che può pescare al massimo 25 pesci e ciascun altro membro della famiglia 10 pesci. Eccolo qua. Cioè, questo l'ho appena buttato giù. You cut to sign, yeah?
cut the tails, and that lets the that way you know it's for personal use and not commercial fish. Praticamente, dato che i pesci sono contingentati, adesso lui taglierà la pinna del pesce in modo tale da segnarlo e far vedere ad eventuali controlli che questo è per uso personale, e il controllo li potrà anche contare eventualmente, perché tutti i pesci devono essere lasciati qua abbastanza visibili nell'arco della giornata di pesca. So you never buy fish, you don't need to buy fish here in Alaska. It's cold the water? No, it's very warm. It's warm? Yeah. Seems really cold. No, no. Colder in the air than it is. E comunque si possono perdere anche con questo metodo, infatti adesso l'ha perso. Praticamente quando lo pesca rigira la rete in modo che il pesce rimanga incastrato dentro. Questo è un metodo di pesca molto tradizionale qui in Alaska e naturalmente serviva per alimentare tutte le famiglie durante la stagione anche invernale. Hanno appena buttato giù le reti due pesci pescati, ragazzi, e la ragazza lì ha anche la muta. This is a different. What kind of fish? I'm not sure. I'm, you know, when they already spawn, they change color, so we were just wondering if that's why it's a different color. Questo qui, ragazzi, sembra un po' diverso. Ha un colore proprio diverso. Mi sembra che anche il muso è diverso. Questo è veramente grosso. Ragazzi, qua dietro ci sono due signori che stanno facendo a filetti tutto il pesce, li stanno appendendo. Prima lo lavano con una miscela di acqua e sale, faranno la affumicatura del pesce, sono dei filetti affumicati. Cioè, ragazzi, guardate che lavoro pazzesco, la preparazione per la affumicatura. Naturalmente la fanno dentro la rete con le zanzare, per le mosche. You are good for all the season with all these fish. Yeah, all winter. You made only these, or you made also this different kind of preparation? There's different cuts that you could do. There's different brines. You could pickle them. But we like them smoked and dried. So. Thank you very much. You're welcome. Thank you.